sono soprattutto spontanei. Allora, sesta edizione di quella che si chiamava Senza Filtro e che poi adesso si chiama Annucci Incontra, ma che resta sostanzialmente quello che è l'incontro, la necessità di scoprire volta per volta, passo dopo passo, i nomi che ci piacciono della grande buona musica italiana. Come? Facendoli accomodare qui in questa nella nostra casa e fare in modo tale che si sentano accolti. Sarò io il bastardo che fa domande a volte impertinenti, voi invece manderete quest'onda di energia che andrà e dovrà... Prima di cominciare, che è una sigla che ci accompagna, io vi ricordo gli appuntamenti, perché non voglio dirveli alla fine, che seguiranno questo. Perché? Perché sono molti e che vi dovete fissare in testa, perché dovete venire assolutamente. Settimana prossima, giovedì qui, giovedì 20, andiamo per qua, Giorgio Conte, fratello di quell'altro, ma grandissimo chansonnier e autore di canzoni memorabili. Lunedì questo, lunedì 17, giusto? Al Teatro Vittoria, a Testaccio, una serata imperdibile, perché intanto c'è una serata artisticamente di livello che adesso vi vado a dire, e poi sono... è una serata per una buona causa, c'è una variante dell'epilessia infantile che colpisce le bambine, che sono meravigliose, sono degli occhi nel cielo, a guardarle sono sane sostanzialmente, ma c'è questa variabile che colpisce le case farmaceutiche, siccome non hanno quelle cose che ci possono lucrare troppo sopra, non tardano a far arrivare i farmaci. Io farò una serata delle mie a teatro con Mariella Nava, con Elena Bonelli e con sei dei finalisti di The Voice 2014, tranne Suor Cristina che non c'è, però per il resto... Ce ne faremo una... Ma no, perché poi ci arriviamo pure là. Comunque saranno Giacomo Voli, arrivato secondo, il rocker quello con la voce portentosa, Andrea Manchiero, Gianna Chillà, Stefano Corona, Daria Biancardi, altra grande voce soul, e il nostro Gianmarco Lottori, che si mischieranno in un set unico e irripetibile con duetti, collaborazioni, eccetera. Questo lunedì 17 novembre dove? Al Teatro Vittoria, adesso preparato. Mamma mia che ansia. Il 15 dicembre, dice un mese. Lunedì 15 dicembre, al Teatro Quirino. Ancora più ora questo. Al Teatro Quirino. Una delle serate che è nata qui, poi sostanzialmente quando 2 anni fa abbiamo fatto il nostro viaggio, il nostro escursus sulla riscoperta, sulla valorizzazione, sullo scavo e sulla reinvenzione della canzone romana, intesa come dai ristornelli, a scuola dei cantautori. Si chiamerà Serenata Romana e quindi ognuno degli artisti che saranno su quel palco farà 2 canzoni, una propria e una romana. Vi leggo in ordine spazio i nomi che interverranno. Ci saranno, diciamo, ogni uno che dico, Diodato, Elena Bonelli, Mariella Nava, Nathalie, Noemi, Mannarino, Renzo Rubino, Jack Savoretti, Era lei l'ormone, Raiz e Mesolella, Mario Venuti, Zibba, e Dolce Nera. Mai più le tue.
ma sono condannata a pensarti per sempre. Ti rimane dentro un leggero brusio.